Le pagelle le porto perché è giusto portarle. Sono pagelle complicate da raccontare, ma facili da scrivere per quanto mi riguarda. E sono curioso di sapere anche un po' la vostra opinione qui sotto nei commenti. Quindi vi chiedo di lasciare un mi piace a questo video e ovviamente di scaricare Numero DS, perché è un'applicazione con la quale sto lavorando e collaborando. E il prossimo post partita di Monza Juventus non sarà sul canale YouTube, bensì uscirà sull'applicazione. Quindi, ragazzi, vi consiglio di scaricarla, perché domenica, quando finisce la partita, sul canale ci vediamo con un altro contenuto e non con il post partita classico. Quindi scaricate assolutamente Numero DS. Direi di partire subito, partiamo dalle pagelle perché avremo tante cose da dire. E quindi pagelle, Benfica Juventus 1-2, è un risultato che, vabbè, ne abbiamo già parlato, dai, andiamo dentro. Voto 3 a Massimiliano Allegri per una serie di motivazioni che ho già raccontato nei video che ho pubblicato prima di questo. Cambi male, anche il fatto di togliere Milik è una cosa che non mi è andata giù. Partita dominata dal Benfica, mi sono sentito praticamente sempre inferiore, tranne nei primi 20 minuti, dove poi loro trovano al 25esimo, 26esimo forse, quel colpo di testa a cui non danno l'angolo, e Perin blocca sulla linea, e da lì solo Benfica, fino all'occasione di Bremer, che poteva si pareggiare la partita, ma all'interno della valutazione della prestazione siamo stati assolutamente inferiori al Benfica. Juventus che non aveva praticamente mai perso le prime due partite di Champions, Juventus che era quasi 10 anni che non subiva così tanti tiri in Champions, in porta e in casa, quindi veramente da salvare niente, nella mentalità, nell'atteggiamento, nella continuità, nei cambi, niente. Quindi penso che la valutazione grave, molto grave, 3 sia la più adeguata per Massimiliano Allegri, veramente in bilico. E se volete sapere la mia opinione sul futuro di Allegri, ho già pubblicato un video questa mattina in cui vi spiegavo tutto quello che secondo me accadrà. Quindi andiamo avanti. Perin, voto 7, io vi invito, sarà anche bene o male il titolo, a pensare alla Juventus che stiamo vedendo adesso senza Perin e Milik, che sono i due giocatori che ci stanno bene o male tenendo a galla. Stiamo parlando del portiere di riserva e di quello che è stato acquistato per essere l'attaccante di riserva. Credo che questo dia molto la dimensione di quello che è la Juventus oggi. Setta Perin perché le sue parate le ha fatte e ci ha salvato, poteva finire veramente peggio. E poteva finire veramente peggio anche senza Bonucci, principalmente, perché li ho messi insieme a Danilo e Bonucci. Voto 6 perché sono state fatte tante belle cose, ma anche tanto ballo. Perché Danilo, secondo me, nel primo tempo era uno dei migliori in campo, per atteggiamento, per voglia, per cercare di attaccare in avanti. E poi invece nella ripresa si è fatto praticamente sempre saltare da David Neres, era un incubo. Quindi una prestazione dalle due facce. Stiamo parlando del 7 e del 5 per Danilo primo e secondo tempo, e secondo me al contrario per Bonucci, dove nel primo tempo non mi era minimamente piaciuto, invece nel secondo tempo, ragazzi, nel secondo tempo ha salvato due gol praticamente fatti. Quindi questo 6 è la media. Senza questi due giocatori nel primo o nel secondo tempo si poteva subire veramente un'umiliazione. Anzi, senza questi tre aggiungo Perin, che sono stati un po' il nostro baluardo. Do 6 anche a Bremer, ma lo lascio da solo per una motivazione differente. Nel primo tempo, quando cerchiamo di attaccare sempre alto e ci mettiamo anche tanta intensità, tanta qualità, Bremer era quello che ti teneva a galla la baracca con il suo pressing alto. C'è stata un'azione bellissima in cui crossiamo più volte, recopriamo il pallone, Danilo e Bremer vanno ad accorciare. Ecco, Bremer ti dà l'idea di cosa può fare effettivamente questa squadra con un difensore che attacca in avanti, essendo un difensore che aggredisce alto, che pressa alto, difende in avanti. E poi Bremer è l'emblema della resa dei conti di questa Juventus, secondo me, perché all'ultimo poi si mangia quel gol già fatto. Non è assolutamente il suo compito, certo, è un difensore. Il difensore deve difendere e non fare quel gol in acrobazia, però quella è la fotografia perfetta della resa dei conti. E aggiungo che tutti e tre i difensori, Bremer, Danilo e Bonucci, sul gol che prendiamo, quello su azione, non su rigore, c'è stato un po' di pasticciamento dappertutto. Non mi sento di dare dei voti negativi alla difesa perché, ripeto, poteva esserci la goleada e Perin e Bonucci sono stati un po' i nostri scudi umani, e Bremer e Danilo invece erano i braccetti che avevano funzionato per un pezzo di partita. E poi il resto della partita invece è brutta, e quindi la media dei voti è questa.
Direi di andare avanti, ragazzi, perché ogni parola su quadrato potrebbe essere superflua. La valutazione 4, come sono insufficienze gravi da qui a un po' di tempo, anche qua. La valutazione di Sallegri, secondo me, è allucinante, proprio per quello che dicevo l'altra sera, con la Salernitana a quadrato non doveva giocare, doveva riposare. Un giocatore palesemente in difficoltà, se continuiamo a farlo giocare sempre diventa assurdo. Domenica col Monza è squalificato, sicuramente non la gioca. Però brutta partita, 4 a quadrato. 5 a Kostić, niente da segnalare, ma... Quadrado e Kostić un po' imprecisi, ragazzi, bisogna migliorare. C'è una squadra che negli uno contro uno non dà niente in questo momento, quindi se non sei brava negli uno contro uno devi muoverti senza palla, perché sennò là davanti non ci arrivi mai. Nel primo tempo si era fatto anche bene, quei primi 20 minuti fatti bene, poi crolliamo, scoppiamo fisicamente, mentalmente, non lo so, e Kostić e Quadrado vengono trascinati dalla squadra. De Sciglio 5 entra e non lo so, è entrato, ve ne siete accorti? Io sinceramente no. 5 e mezzo Paredes, bella palla per Milik, bella girata di testa di Milik, bella palla di Paredes, si fa inghiottire un po' dalla partita. Questo tecnicamente è superiore, ragazzi, tecnicamente questo è un giocatore superiore, però anche lui inghiottito dalla partita. Cioè in questo momento tutti i giocatori della Juve vengono inghiottiti dalla partita, cioè non c'è niente da fare, vengono inghiottiti dal momento della Juventus. Paredes è uno dei punti probabilmente dai quali ripartire, però sicuramente la sufficienza non se l'è guadagnata. 4 miretti, e non sapete quanto mi fa male dalle 4 miretti, che non significa bocciatura definitiva, anzi, Miretti è uno degli uomini dai quali voglio ripartire assolutamente, però c'è la dimensione di quanto la Champions sia difficile rispetto al campionato di Serie A, dove Miretti sta già bruciando le tappe, perché noi non ci rendiamo conto che questo l'anno scorso giocava in Serie C e adesso titolare alla Juventus in A in Champions. Errore grave il suo, che rimette in partita il Benfica, non aveva visto l'uomo arrivare, perché sennò non fai fallo, perché il giocatore sta andando fuori dall'area di rigore, il fallo è netto, lei ha ragione, sono le categorie. E Miretti oggi non è pronto per la Champions, ma per un motivo, non è pronta nemmeno la Juventus per la Champions, e pretendere che sia Miretti a tirarti fuori dalla merda non è giusto, e quindi si becca una brutta valutazione, rischia anche di essere espulso secondo me nel primo tempo tirando la maglia a un avversario quando era già ammonito, ma non è Miretti. Non è Miretti l'uomo a cui fare una crociata, non è il discorso dei giovani, non è questo il discorso, anzi benvengano i Miretti, spero che ci siano sempre più Miretti nel nostro futuro. McKennie invece è l'ennesima prova disastrosa di McKennie, ragazzi, io gli do 4 perché non ho ricordi, davvero, faccio anche un po' fatica a fare pagelle, non ho ricordi di McKennie, non mi ricordo un momento in cui ho pensato, oh, meno male, McKennie ha fatto una cosa fatta bene. Ecco, l'unico momento in cui mi ricordo McKennie è che ieri sera a un certo punto fa male a João Mario e lo costringe al cambio, questo è il ricordo di McKennie ieri sera, se no è come non averlo in campo. 5 e mezzo Fagioli che entra e secondo me non fa niente per meritare il 6, però stesso discorso per Miretti, i ragazzi giovani, questi ragazzi sono il nostro futuro e non possono essere l'appiglio, l'alibi, la giustificazione per le sconfitte, perché la colpa non è sicuramente loro. E mi dispiace perché anche Vlahovic si becca una valutazione altamente negativa, non gli arrivano palloni, perché non gli arrivano palloni, ma quei pochi che gli arrivano ieri sera li ha sbagliati tutti e quindi non mi è piaciuto. Poi io torno a dire, secondo me Vlahovic c'è da dire poverino in questo momento, perché giocare in questa squadra ed essere il riferimento finale, perché Milik è quello che va a fare il raccordo, Vlahovic è proprio il riferimento finale, il terminale ultimo, non deve essere per niente facile, e capisco che possa essere in difficoltà anche lui mentalmente. Non dimentichiamoci che è un classe 2000, non dimentichiamoci che ha la Juventus da meno di un anno, non dimentichiamoci che anche lui per lui la Champions è qualcosa di inedito, perché ha giocato 4 partite di Champions con quella di ieri. Però in questo momento male, ribadisco, non gli arrivano palloni. Milik 6 e mezzo invece, c'è da aggrapparsi a Milik, ragazzi, in questo momento c'è da aggrapparsi a Milik perché è la nostra luce, c'è poco da fare, si sta dimostrando tutto quello che è, tutta la sua esperienza, tutto il suo valore, e c'è da ringraziarlo perché io non credevo assolutamente in Milik e invece tanta tanta roba è la nostra luce. 6 di Maria e Ken, che sono i subentrati. Beh, Ken fa quel tiro subito dopo entrato, quindi il 6 glielo do per quello, perché comunque l'impatto è stato positivo, poi anche lui viene risucchiato dalla squadra. Di Maria, quel pallone magnifico a Bremer che non concretizza, quel pallone magnifico a De Sciglio che si trasforma nell'assist per Vlahovic, ma De Sciglio era in fuorigioco. Di Maria
non è sempre stato lucido dentro la partita perché qualche sbavatura l'ha avuta, però è l'unico giocatore che con le giocate riesce a dare qualcosa in questo momento. Io, ragazzi, non pensavo di poter arrivare a concludere il pagelle in una decina di minuti scarsa, siamo a 10 minuti praticamente adesso, e questo vi dà l'idea di quanto poco c'era da dire di questo Juventus Benfica, e mi dispiace tanto.